Ovviamente diamo spazio al direttore Marcellotti. Certo, ma io non, Prego, non sto polemizzando, perché ho il dovere da napoletano, e apro una brevissima parentesi. Quando abbiamo annunciato di agire in sede giudiziaria con fronte all'Espresso, ho avuto il plauso unanime che non mi era mai capitato, convinto e passionale, dell'intero Consiglio Comunale. E continuerà? Quindi questo per capire che non è una battaglia di Luigi De Magistris. Questo noi lo consideriamo un attacco alla città di Napoli, e adesso dimostrerò perché. Quanto ha chiesto la città di Napoli per questo attacco? Scusi, però per favore vorrei dare dei dati, perché poi sì, sindaco, mi dia anche questa risposta e poi dà subito i dati. Gentilmente, allora, quanto ha chiesto la città di Napoli? Abbiamo chiesto una somma che secondo me è molto inferiore al danno che stiamo subendo in questi giorni. Abbiamo chiesto 1 miliardo di euro. Noi stiamo avendo danni all'immagine, al turismo. Sono aumentate del 60% nella città le vendite dell'acqua minerale. Le maestre delle scuole ci chiamano preoccupate se i bambini della nostra città, compreso mio figlio, può bere acqua pubblica. Io, come potete vedere, bevo l'acqua pubblica della mia città e invito il direttore dell'Espresso a venire a visitare la nostra città quando vuole, a visitare l'azienda. Che è anche la mia città, allora, quando vuole. Le do i dati. Sì, prego. L'azienda ABC fa 100.000 controlli l'anno sull'acqua di incrocio insieme all'ASL. Vengono controllati 70 siti dell'intera rete acquedottistica. Controlliamo, la legge ci dice che dobbiamo controllare 51 elementi, vengono controllati 132 elementi. Si potrebbero fare una volta all'anno i controlli, ogni 3 mesi vengono fatti, vengono pubblicati periodicamente i controlli. I livelli dell'acqua di Napoli sono nettamente potabili sia rispetto alle leggi italiane, sia rispetto alle leggi europee, sia rispetto alle leggi americane. Lo stessa relazione della NATO che io ho letto non dice assolutamente che l'acqua non è potabile rispetto ai parametri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e conclude addirittura dicendo che nessun americano che è stato in questi anni a Napoli ha mai avuto problemi di salute. Allora, minerale. Perché fare una copertina di quel tipo? Lo chiediamo al direttore. Napoli e poi muori, quando l'acqua pubblica a Napoli è un'acqua potabile, trasparente, il 90% dell'acqua viene presa dal Serino, è acqua pubblica. All'interno delle strutture dell'ABC ci sono anche rappresentanti dei lavoratori, delle associazioni, è controllatissima. Allora, sindaco, scusatemi, ma noi siamo profondamente arrabbiati su questa cosa, perché è un danno alla città di Napoli devastante. Vi l'abbiamo chiamata e lei ha accettato.